quando si parte per un pellegrinaggio si mettono in movimento non solo i muscoli per raggiungere la meta, ma anche tutte le speranze e i desideri di nuove conoscenze. Si spera che avvenga qualche cosa di straordinario, il miracolo, la grazia. Oggi, venerdì santo dell'anno 2009, andavo da non credente in pellegrinaggio a Rivignano a trovare i vecchi amici per immortalare con la videocamera i giudeos, con l'attesa del miracolo in cuore. Mentre viaggiavo lungo la strada napoleonica, mi ritornavano in mente tutte quelle facce di giudeos, onesti e laboriosi cittadini durante l'anno, mutanti la sera del venerdì di Pasqua, in ladri, peccatori, apostoli, flagellatori, soldati, traditori, santi di tutti i tempi. Mi fermai come antico pellegrino a Passariano, lungo le barchesse di Villa Manin, perché c'era il sole che annunciava la mia voglia di primavera e per la prima volta posai l'attenzione sulle facce di pietra vicentina che decoravano la chiave di volta degli archi di questa villa principesca. In quella pietra, come in un sogno, incominciai a rivedere tutti gli amici che avrei incontrato tra qualche ora. Non era la prima volta che andavo alla residenza dell'ultimo doge di Venezia, ma quelle facce in basso rilievo non le avevo mai degnate di attenzione. Chissà se Ludovico Manin le scelse una ad una oppure le commissionò lasciando liberi gli artisti di decorare le volte secondo il loro estro e talento. Quando ero un giovane di buone speranze, andai alla villa con la fidanzata perché il posto mi piaceva. Ci si poteva ristorare con qualche fresca bevanda, ma non vidi i bassorilievi. Vedevo tutte queste opere come ornamento alla bellezza dei suoi capelli e dei suoi dolci lineamenti. Poco mi importava se Ludovico Manin fosse stato eletto doge solo perché era molto ricco ed in qualche modo avrebbe potuto risanare le sorti della Repubblica Veneta ormai minacciata da Napoleone. Non mi affascinavano allora i commenti dei nobili veneziani che al momento delle elezioni dissero «S'è finito tutto, il gaffato doge un furlan». Oggi la fidanzata di allora si è dissolta negli archi del tempo, il quale inesorabile scorre e segna tutti, comprese queste facce di pietra. L'eterno mutare si manifesta con muschi e licheni, che conferiscono maggiore pathos, drammaticità e forza ai volti un tempo levigati e dolci. Le muffe offrono spazio alla fantasia, ornamento all'immaginazione, poiché laddove non c'è più la perfezione, c'è ancora la possibilità dell'interpretazione, della comunicazione, dell'aggiustamento personale. E in questa chiave di volta vedo il continuo succedersi di tutti gli uomini e donne della Repubblica Veneta che per più di 1000 anni ha dominato queste terre e li continuo a vedere nelle facce dei Ghingo Zentilin di Marano e nei Giorda o Lauto di Grado, nei volti indiani che stazionano lungo il canale Valentino di Simon Falcone, nel viso dei Teodoro e dei Faggiani di Rivignano, nei tratti fermi dei vignaioli di Cormons, nelle fattezze meridionali dei soldati di Palmanova e nei profili aguzzi degli istriani e dalmati, nel grugno di tutti quegli arrabbiati di questo mondo. Facce eterne che si rinnovano di generazione in generazione, di anno in anno, di secolo in secolo. Il tempo con le sue alterne vicissitudini
ha tolto qualche naso a questi volti che evocavano forse qualche odiato nemico e sicuramente hanno contribuito ad armare la mano di qualche soldato bonapartista esaltato da abbondanti libagioni durante la sosta forzata con i camerati all'addiaccio, mentre l'imperatore dormiva attorniato dagli attendenti all'interno della villa, in un comodo letto che ancora oggi viene esposto all'ammirazione dei plebei. Il letto fu occupato per una sola notte e divenne il letto di Napoleone, mentre il doge Manin, che lo fece costruire e lo continuò ad utilizzare, non venne e non viene ricordato. Al popolo piacciono solo i vincitori e a Ludovico rimane quindi solo la fama di ultimo doge della grande Venezia. Potrei definire ognuna di queste facce come faccia irriverente, spudorata oppure insolente. Volendo essere buono, potrei darle anche l'attributo di faccia ardita, coraggiosa, ma anche impertinente, petulante, faccia da schiaffi, faccia di tolla, faccia tosta. Mi sforzo di immaginare tutti i mestieri che ognuno di questi personaggi poteva esercitare: fabbro, falegname, boscaiolo, calzolaio, orafo, cucitore di pelli, cuoco, verniciatore, velista, dottore, fornaretto, ma la cosa non mi affascina e mi lascio trasportare in questa continua reincarnazione in un dolce silenzio.